E allora eccoci qua con il furbo, furbissimo cocco di Matteo Salvini, che un paio di siringate si sospetta che se le sia fatte anche lui, ovvero Claudio Borghi Aquilini. O no? Ma che meraviglia. Ti sarà piaciuto questo bel pezzo dello squisito, simpaticissimo Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera? Ma sì, ma mi è piaciuto perché, innanzitutto perché vuol dire che sono stati colti nel vivo, no? Ti dico solo che l'ultima volta che mi dedicò le sue attenzioni, no, questo allegro signore, fu il giorno dopo la vittoria contro il MES. Però la cosa, diciamo, veramente fantascientifica è a questo punto, insomma, il povero Cairo lì dovrebbe controllare un po', no? Le sue uscite. È che questo furbone, cioè dice che sono furbo io, no? E vabbè, ma insomma, essere Non furbo solo può anche furbo, non ma essere. furbissimo, cinico e Furbissimo. spregiudicato. Ottimo. Allora, quello furbissimo sono io. Però lui invece è riuscito a farsi pagare 3 volte lo stesso articolo, perché è uguale parola per parola agli altri due che mi ha dedicato. Quindi è furbissimo anche lui. Qua Assolutamente sì, è uguale parola per parola, viene una ma domanda appunto è. spontanea, ma chi è il cretino? Ognuno può scegliere, insomma, mettiamola così. Diciamo che. Siccome a cani c'è un fesso, chi è il fesso qua in inizio? Lasciamo perdere, una domanda oziosa, a margine, a latere. Diciamo che se non davi fastidio a questi che sono, diciamo così, la quintessenza della difesa del potere, poi non ti chiedono, insomma, di avere l'onore di avere tre articoli uguali da parte di una nota penna killer, no? Insomma, vuol dire che forse un po' il fastidio dato ai manovratori, mettiamola così, e quindi direi che va benissimo, insomma. Vabbè, Ieri. quindi tu continui a chiedere le dimissioni di quella squisita persona che è Sergio Mattarella Che e peraltro non ho continui a capito. sostenere che la sovranità non si cede all'Europa. Peraltro oggi abbiamo letto anche un articolo di un costituzionalista che dice la stessa cosa, ma questo en passant, diciamo così. Bisogna stare attenti perché poi potrebbe fargli un articolo di Roncone, no? Dove arriva e gli dice che non lo so, che da piccolo Vabbè, poi ti si era accompagna a sporcato gentaglia, la cioè ti guancia con la Nutella. accompagna della gentaglia indescrivibile, tra l'altro. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Sì, Andiamo al no, dunque. pure Bagnai che suona il Un clavicembalo, modesto mamma mia, ma suonatore di clavicembalo. Bah. modesto suonatore di clavicembalo, no? Ma Un notare, altro cretino ma che frequenta, senza roba che è si scritta fidanza nell'altro con Anna articolo. Falchi. Ecco, no, questa è la novità, cioè al vecchio articolo ha aggiunto anche scritta che si fidanza con Anna Falchi, per cui Vabbè, insomma serve che poi una arriva anche compagnia de Vincenzo. maltra insema, si direbbe in Lombardia. Pensa che meraviglia, eh? Ma andiamo al dunque, quindi, Claudia. No, il dunque è la tua rubrica Scuola di Magia, che è uno spazio dove tu puoi dire tutto quello che vuoi, naturalmente. Bene, allora a questo punto Chissà perché ridacchio cominciamo. oggi, mi viene da ridacchiare, non lo so perché. Tanto qua, come al solito, tieni presente che questa sarà più complicata del solito, ma sono diretta perché ovviamente se in media no, mi chiamano in 50, aspetta, cioè se in media quando vi telefono mi chiamano in 50, in mattinate come questa mi chiamano in 5.000. Per cui cioè, io devo fare la diretta col telefono che vibra come, meglio che non dico a cosa somiglia, a qualcosa che vibra come qualcosa che vibra, e quindi mettere giù le telefonate che arrivano, scrivere messaggi, ti richiamo dopo, no? E così via. Quindi se ogni tanto mi sentite lievemente distratto è perché sto facendo ste robe qua. Comunque, vabbè, insomma, pace. No, allora a questo punto parliamo di Mattarella, no? Così facendo, vedi che risolviamo il problema alla Ma radice. guarda un po'. Allora,
il nostro esimio fantastico, insostituibile, sommo, mi verrebbe da dire, no? Presidente della Repubblica, abbiamo scoperto in questi giorni che si è trasformato evidentemente nel ruolo lasciato vacante da Bergoglio. Perché io ero rimasto che quello che fosse infallibile, no? Cioè che non, e quindi come tale dice cose giuste per definizione, fosse il Papa. Dato che evidentemente così non è, no? Perché insomma, recentemente abbiamo visto che questo dogma, no? dell'infallibilità del pontefice pare che non vada più di moda. L'hanno sostituito evidentemente col Presidente della Repubblica, per cui non solo non si può vilipendere, e questo lo dice un discusso e discutibile articolo del nostro codice penale, per tutto il resto del mondo c'è la diffamazione, no? Nel caso del Presidente della Repubblica c'è il vilipendio. Comunque vabbè, diciamo che in ogni caso c'è, quindi noi lo rispettiamo fino a che non lo si cambia. Invece, oltre a non vilipendere, ma è giusto, ma chi mai dovrebbe vilipendere qualcuno? No? Io ovviamente sono totalmente a favore della mancata del non vilipendio per tutti, quindi mai vilipendere qualcuno, ma in realtà abbiamo scoperto invece che non è criticabile, no? Quindi significa che se per caso dice qualcosa che non va bene, non può essere criticato il nostro Presidente neppure con periodi ipotetici, vale a dire tutta questo enorme casino, no? Che se devo essere sincero mi ha divertito tantissimo, è stato originato da un mio tweet, un mio messaggio su X, no? che dir si voglia, dove in risposta a un articolo con un titolo di giornale, quindi io insomma all'epoca poi non sapevo neanche insomma se fosse vero o meno, no? Prendevo titoli di giornale che come tale tante volte sono cazzate, vedi per esempio il caso del Corriere della Sera, dove il titolo era Mattarella si consacra la sovranità dell'Unione Europea. Il 2 giugno vedo un titolo di giornale di questo tipo, insomma viene abbastanza naturale scrivere quello che ho scritto, che mi sembra di una banalità, di una tranquillità, e insomma dato che poi tanti commentatori e tanti lettori l'hanno interpretato correttamente, mi viene da pensare che non è un problema mio di scrittura, no? Evidentemente è un problema di mancata capacità di lettura, non si sa fino a che punto dolosa o effettiva, no? Quindi non si sa bene se chi travisa è ignorante e non sa leggere, oppure se c'è del dolo, no? Cioè che c'è un preciso tentativo di travisare. Viceversa, se un sacco di lettori, anche diciamo normalmente non considerati analfabeti, come può essere Nicola Porro, Vittorio Feltri, Antonio Socci e così via, hanno interpretato correttamente quello che avevo scritto, evidentemente insomma mi lascia pensare che l'aspetto del dolo sia quello principale. E l'aspetto del dolo indica che tu stai cercando deliberatamente di non capire quello che in teoria dovrebbe essere assolutamente semplice da capire, e quello semplice da capire è un periodo ipotetico, proprio perché io non so mai se un giornale sta scrivendo la cosa giusta o meno. Poi, visto la comunicazione dei prefetti, avrei potuto essere più diretto, perché a quel punto anche la fonte diciamo la confermava, ma quando io ho scritto quel tweet diceva se qualcuno pensa che la sovranità appartiene all'Unione Europea e non all'Italia, a quel punto il Presidente
pensando ciò, dovrebbe dimettersi, perché significa che, il suo ruolo non ha più senso, in quanto garante della Costituzione italiana. Se a un certo punto la Costituzione italiana non vale più perché vale quella dell'Unione Europea, che ci fai lì? No, ma mi sembrava una cosa abbastanza evidente. L'ha capita così anche Feltri, no? L'ha capita Feltri, l'ha capita Porro, no? E così via. Perché dopo sono arrivate tutta una serie di interpretazioni del pensiero del presidente portate da chissà chi, dai vari quirinalisti e quelli di questo tipo, dove dice che in ogni caso c'è una parte di sovranità anche all'interno dell'Unione Europea, e quindi essendo che c'è una parte di sovranità anche all'interno dell'Unione Europea, perché l'abbiamo ceduta in passato con i trattati internazionali e così di questo tipo, e quindi si parla di quello. E beh, ho capito, ma quello che dice nell'articolo era un'altra cosa: si celebra la sovranità dell'Unione Europea, non la parte di sovranità ceduta all'Unione Europea, perché la sovranità intesa così è una. Io insomma sono venuto su studiando la scuola eleatica, Parmenide e così via. Parmenide, vi ricordate che ha fatto filosofia, uno dei primi che si studiano fra i filosofi greci, e chiunque sia uscito da un liceo si ricorderà sicuramente il mitico l'essere è, il non essere non è. No, cioè, vedo che sorridi perché ti ho sbloccato un ricordo. No? Sì, sì, mi sono ritornato sui banchi del liceo. Sì, sì. Lo ricordate, l'essere è, il non essere non è, no? E quindi l'essere non può essere duplice, perché se fosse duplice, uno dei due non sarebbe, no? Allora, essendo che appunto l'essere è e il non essere non è, no? La sovranità è una, la sovranità è quella italiana, non è quella europea, e quindi quella europea non è sovranità, no? Quindi insomma, non è che sto parlando di un concetto così strano. Diciamo che un bel adesso Zenonide Lea, sì, Parmenide, adesso non è che adesso non mi ricordo esattamente quando sia nato così questo tipo, però stiamo parlando di cosine di 2500 anni, ecco, insomma, mettiamola così, forse anche di più. Diciamo che probabilmente andiamo per i 3000. Quindi il fatto che insomma ci siano tre millenni, no, di storia di questo tipo di ragionamento dovrebbe essere abbastanza tutelante anche nei confronti di uno come Roncone, ecco, no? mettiamola così, figurarsi di uno come il presidente o di chi a lui gli legge i giornali. Invece no, questa roba dice: ah, Borghi chiede le dimissioni di Mattarella. Non ho chiesto le dimissioni di nessuno, ti ho detto. No, a parte il fatto che in una repubblica dove la libertà esiste, sì, uno può chiedere quello che vuole, no? Cioè, tu potresti, il diritto di poter, da senatore di questa repubblica, da parlamentare, da cittadino comune, tu puoi chiedere quello che ti pare senza insultare nessuno. Ma assolutamente, cioè, sì, chiedere le dimissioni di uno non vuol dire giudicarlo, insultarlo, roba di questo tipo. Uno può legittimamente chiedere e dire quello che vuole, o sbaglio? Siamo ancora in quel regime lì, o sbaglio? O dobbiamo andare a Hong Kong per fare qualche ripassino di democrazia? Ma Kim Jong-un, no? Siamo a livelli, caro leader. Comunque, io dico Hong Kong perché la stanno perdendo quelli lì la libertà mano a mano, no? Sempre di più. Sì, lo perdono. Comunque, questo te lo dico perché molto, molto banalmente, pur rivendicando assolutamente il diritto di poter domandare le dimissioni di chiunque per qualsiasi motivo, e quando ce ne sarà lo farò, in questo caso specifico sarebbe da dire non c'era neanche questa richiesta, no? C'era un ragionamento che dice: ma se tu pensi che la sovranità non è più qui e là, allora la tua funzione non c'è più, e quindi coerentemente dovresti dimetterti, no? Quindi
c'era un sei grosso come una casa davanti a quel tipo. E invece vediamo come le cose stanno andando. Però a questo punto urge, come si suol dire, una riflessione A sulla sovranità e B sugli schieramenti in campo che ancora oggi, visto sia sui giornali sia su iniziato il fuoco di fila, no, ovviamente sulle trasmissioni politiche a tutto tondo, con particolarmente distinti, no, nell'opera di vomitamento vile, i fieri alleati di Forza Italia, no? Cioè anche stamattina c'era Gasparri, no? ma pensa a te quale onore posso avere io, no? Cioè, dove quelli che hanno l'ordine di darmi addosso sono Roncone, Gasparri. C'è tutta una fisionomica, mi verrebbe da dire, anche, no? Così congegnata che mi dà la caccia, che veramente mi riempie da una parte il divertimento, dall'altra parte. Beh, poi mi hai scatenato il Tajani, perché oggi lo intervistano anche sulla Gazzetta di Vidigulfo per dire che lui è un vero europeista e bla bla bla. Cioè. Ma è bellissimo, e infatti qui arriviamo sulle forze in campo. Però iniziamo prima con il ragionamento della sovranità. Allora, la sovranità, in teoria non dovrebbe esserci nessun tipo di dubbio, perché è nell'articolo 1 della Costituzione. L'articolo 1, ricordiamo che cosa dice, dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti fissati dalla Costituzione, no? E l'articolo 1 non può essere cambiato, non è che è un'opinione passeggera, cioè se le cose o sono così o sono così, o altrimenti significa che c'è stato un golpe, significa che è finita la nostra repubblica, no? È arrivato qualcun altro e quindi sono sospese la Costituzione è sospesa. Qui non è interpretabile, la sovranità appartiene al popolo, no? Non può essere in qualsiasi modo, se anche supponiamo che la sovranità possa essere in parte ceduta, non può essere ceduta in modo tale da far mancare il concetto che la sovranità appartenga al popolo italiano. La sovranità deve appartenere in ultima istanza al popolo italiano. Questo significa che se i cittadini italiani vogliono fare una determinata cosa, questa cosa deve poter essere fatta. Viceversa, se noi cominciamo a ragionare su un discorso dove ti dice che la sovranità è in capo all'Unione Europea, perché in un momento che ci è sfuggito, già anche questo è curioso, abbiamo ceduta, beh, insomma, evidentemente c'è qualcosa che non va, perché andiamo in conflitto con, ripeto, l'articolo 1 della Costituzione. Ma pasteggiare sull'articolo 1, già che Roncone mi dà del Novax, no? Tanto per del Novax, che però anche lì, no, curiosamente, il Novax che però di nascosto, no, un tre punturone, probabilmente salvifiche, no, come era, tre salvifiche, punture, ecco, di questo tipo probabilmente me le sono pure fatte. Bene, purtroppo questa cosa ci ricorda un'altra questione dove sull'articolo 1 si è pasteggiato recentemente, che è quello che è una repubblica fondata sul lavoro. Nel momento stesso in cui, ahimè, in tempi non così lontani, si è deciso che tu non potevi lavorare se non ti eri fatto il vaccino, beh, voi capite che anche in questo caso sull'articolo 1 si pasteggiava allegramente, perché se è fondata sul lavoro significa che niente può frapporsi fra il cittadino e il diritto di poter lavorare. Invece, a quanto pare, no, anche lì in passato, in un recente passato, con estrema leggerezza, nel momento stesso in cui si è approvato, secondo me in modo infame, un articolo che diceva che tu non potevi lavorare se non avevi il Green Pass e quindi, no, se non avevi effettuato le tue brave vaccinazioni, beh, a questo punto, subordinando il diritto al lavoro a un trattamento sanitario, in realtà si andava
a compiere esattamente lo stesso tiro, lo stesso scempio che si mette nel momento stesso in cui uno valuta che la sovranità tua è subordinata a quella dell'Unione Europea. In tanti casi, no, abbiamo tanti soggetti, specialmente anche da sinistra, che si riempiono sempre la bocca della Costituzione e poi dopo stranamente sono i primi a voler proporre di fregarsene di questa nostra Costituzione, quando evidentemente fa comodo a loro. No, se si tratta di subordinare l'articolo. Come? No, Claudio, scusami, eravamo in comunicazione con la regia, ma mi sa che interferisce, l'ho notato più di una volta. No, niente di che, stavamo parlando notato, con la regia. Ho notato che ogni tanto c'è questa roba, quindi occhio a cosa dici, che poi dopo arriva Roncone che ti fa un articolo su... No, ma io non sono degno, se la prende con le persone importanti, non con gli... Domine, non sono degno. E quindi vabbè, cioè, sulla Costituzione vediamo di tenere le antenne aperte, perché evidentemente, no, se diciamo con la massima indifferenza ci si può tranquillamente porre contro l'articolo 1 della Costituzione, insomma, forse no. Chi lo fa ha un'idea della democrazia che è molto relativa, no? Perché guarda caso, perché chissà come mai, no? Sempre te le mettono sotto gli occhi, no? Le parti, quelle sì veramente eversive. Cioè, se c'è qualcuno che se ne vuol fregare della Costituzione, no? E quindi della democrazia, perché la Costituzione è tutela della democrazia dello Stato, devi scegliere la cosa più insospettabile, e infatti lo chiami Partito Democratico. Quindi tu hai uno che si chiama Partito Democratico, che è in prima fila per incenerire sempre quello che c'è scritto sulla Costituzione a partire dall'articolo 1, e l'abbiamo visto quindi sia nel momento in cui furiosamente costoro propagandavano insieme con il Movimento 5 Stelle, facendo una maggioranza che qualsiasi cosa avesse fatto la Lega non avrebbe potuto scalfire, nel caso del Green Pass, e la seconda volta, no, lo stiamo vedendo adesso, no, nel caso dell'Unione Europea. Ma la cosa, però, diciamo, l'aspetto positivo di questo sguaiato attacco nei confronti della Costituzione che ha messo abbastanza bene in chiaro, di fronte prima di un momento importante come quello delle elezioni, cosa sono le forze in campo e dove stanno. Cioè, per una volta, e viva Dio che è così, perché quante volte l'abbiamo detto, quante volte abbiamo parlato, quante volte abbiamo sottolineato che la vera divisione politica non era più destra e sinistra, ma era più Europa o meno Europa, ma era meno Italia o più Italia. In questo caso, in modo un pochettino, diciamo così, no? Non esattamente in punta di fioretto, ma insomma, con il martello in mano, siamo riusciti a riportare il dibattito politico esattamente dalla parte corretta. Cioè, non più un destra e sinistra che non ha più nessun significato, no? Perché non ditemi che il PD della Schlein è il PD di sinistra. Cioè, di una che la sinistra probabilmente non la usa nemmeno per asciugarsi il sudore, insomma, no? La mano sinistra. Cioè, una con gli attici, i superattici, no? E così via, quella diciamo il completamento del takeover dell'area radical chic nei confronti di quello che una volta avrebbe dovuto essere il partito dei lavoratori, no? In questo caso abbiamo soggetti che gli unici lavoratori che vedono sono la servitù, no? Probabilmente, perché altrimenti di partito dei lavoratori ha veramente poco, quindi non ha più nessun senso, no? Mettersi a parlare di destra, di sinistra, secondo il vecchio sistema. Ecco, alla vigilia di queste elezioni europee in realtà sta emergendo la verissima differenza, cioè vale a dire la differenza è fra
l'europeismo, l'eurismo mi verrebbe a dire, l'unionismo, no? Perché europeismo, sono tutti europeisti, unionisti, cioè vale a dire tifosi di questa Unione Europea antidemocratica, in realtà è tutta un'altra cosa, quindi chi è per l'antidemocratica Unione Europea è ovviamente per il più Europa, no? Chi invece si oppone a questa deriva antidemocratica e vuole che ritorni più potere all'interno degli stati nazionali è invece dall'altra parte l'anti-eurista, è quello per il meno Europa, l'anti-unionista, no? È quello per il meno Europa. In questo caso il dibattito fra più Europa e meno Europa è tornato correttamente nei suoi alvei. E allora abbiamo per il più Europa tutta una serie di persone che esplicitamente lo richiamano, no? Cioè vale a dire Stati Uniti d'Europa, siamo europei azione, no? E così via, Partito Democratico, perché ovviamente lo sappiamo, no? Movimento 5 Stelle, perché sono sempre stati il Partito Democratico discount, in una maniera o nell'altra c'è un altro veicolo, no? Con cui stampellare il Partito Democratico quando gli elettori sembravano disamorarsi. Ma abbiamo visto che c'è un'aggiunta, no? In questo campo del più Europa. Lo sapevamo, ma è diventato molto palese, diventa più palese in questi giorni con questi attacchi sguaiati alla mia modesta persona, ed è Forza Italia, che in questo caso, no, vedete, così come il Partito Democratico, no, non dovrebbe essere quello che attacca la democrazia, ma così lo fa, un partito che si chiama Forza Italia dovrebbe essere il primo a difendere, no, la primazia dell'Italia nei confronti di qualsiasi altro tipo di sovranità, e invece eccolo perfettamente allineato insieme con quella compagnia che vi ho detto prima, no, fra tutti appunto i vari Partito Democratico, Stati Uniti d'Europa e compagnia bella, pronti a difendere invece la sovranità dell'Unione Europea. Insomma, l'abbiamo visto già ai tempi delle interpretazioni spericolate sulla bandiera, no? Così cara a Tajani, perché erano le 13 tribù di Israele, le 12 tribù di Israele, il manto della Madonna, il colore, il manto della Madonna e così via, ancora di più. Adesso lo stiamo vedendo nella sovranità, no? Noi siamo europeisti e quindi per noi quello che asseritamente aveva detto Mattarella, quindi che si celebra la sovranità dell'Unione Europea, a noi va benissimo. Ottimo che si sapesse bene prima delle elezioni. Chi sta votando in questo momento Forza Italia o pensa di votare Forza Italia non sta votando un partito per meno tasse, per diciamo meno regolamentazioni, più libero, la famosa rivoluzione liberale, quella di cui parlava Berlusconi. Sta semplicemente volendo più Europa. Quindi più catasto, più tasse green, più auto elettriche, cioè, perché se io voglio più Europa, voglio più quella roba lì, e soprattutto più perdita di controllo da parte del cittadino che si trova invece spogliato della sua sovranità, che viene in realtà poi invece messa in capo all'Unione Europea. Per cui insomma basta saperlo, io sono contentissimo che questa cosa sia avvenuta, perché così facendo, insomma, dato che sono elezioni importanti, direi che le cose si devono sapere. Dedico due parole perché così almeno è completo il quadretto, no? Poi sentiamo se ci sono ascoltatori o similari. Dedico due parole, dato che appunto è importante avere il quadro completo prima di queste elezioni, per Fratelli d'Italia. Non so se avete notato il silenzio assoluto, no, da parte di Fratelli d'Italia su questa questione, no? Cioè, c'è stato, nessuno ha fiatato, no? Nessuno ha preso una minima posizione, nessuno ha detto c'ha ragione Borghi, c'ha torto, ragione Mattarella, tutto sommato la sovranità è un argomento importante, no? Così, questo tipo. Ma io li capisco e quindi anzi solidarizzo, ma perché in realtà io sono abbastanza convinto, conoscendo
buona parte degli attivisti, dei deputati, dei consiglieri, ma anche dei votanti di Fratelli d'Italia, e loro sanno perfettamente che io avevo ragione da vendere. E quindi, da una parte, loro avrebbero dovuto istintivamente dire: ma Borghi c'ha ragione, la sovranità appartiene a noi, altro che all'Unione Europea. Dall'altra parte, però, evidentemente non volevano dirlo, perché uno è una fase dove si è tutti in competizione, no? E quindi prendere e mettersi a sostenere chi al momento sta combattendo per i voti, evidentemente visto non particolarmente saggio. Dal mio punto di vista, invece, mi verrebbe da dire che essere signori normalmente paga, ecco, insomma, anche io non ho mai avuto problemi a difenderli in tutte le situazioni, e continuo a dire che in Unione Europea noi dovremmo fare gruppo unico, insomma, no? Sia unendo i gruppi ID e DCR, in modo tale da essere il primo partito del Parlamento Europeo e dettare la linea. Per cui, insomma, va bene. Allora, però la seconda possibilità, purtroppo, è che magari invece qualcuno per eccesso di zelo istituzionale, no, avrebbe, perché non c'è niente da fare, tu quando arrivi nei palazzi e comandi, no, istantaneamente la tua carica rivoluzionaria si riduce e cominci a istituzionalizzarti. Allora a quel punto, no, partiva la tentazione di dire: ma dai, ma solidarizziamo con Mattarella, no, e diamo contro a Borghi, che tanto tutto sommato non mi è mai stato simpatico. Però io credo che tutti fossero consapevoli che qualora avessero fatto così, consenso della gente non sarebbe stato dalla loro parte. Allora, nell'incertezza, che si fa? Tutti zitti, e vedi che la sistemiamo così. Va bene, basta saperlo. Diciamo che evidentemente qualche mio compagno di viaggio ha perso un po' il coraggio, ecco, mettiamola così. Allora Claudio, intanto ti giro qualche messaggio che è arrivato via WhatsApp. Ci sono anche gli audio via WhatsApp da mandare, se volete, al 340 6709 659. Apriamo anche le linee per la diretta allo 02 92 94 7222. C'è una telefonata in attesa, per cui passiamo prima alla telefonata in attesa, poi ti leggo i messaggi via WhatsApp. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Vorrei capire per quale motivo Salvini non ha difeso il Borghi. Perché facendo così Salvini non lo so cosa, tira sempre il culo indietro. È troppo morbido, è troppo mollaccione, non lo so, è troppo democristiano, è diventato una specie di democristiano. Questa cosa, secondo me, agli elettori non piace. Comunque il discorso di Borghi, che si sa che Forza Italia è europeista, si sapeva già, però la gente vedo che neanche non si informano. Tanti miei amici neanche non sanno che si va a votare, proprio una... C'è un menefreghismo totale da parte degli italiani, e secondo me prenderemo in Europa, torneranno sempre quelli che hanno governato adesso per 30 anni, sempre questi progressisti, pseudo progressisti. La ringrazio e saluti. Allora, c'è un'altra telefonata, aspettiamo un attimo solo e la passiamo, poi ti lascio subito la parola a Claudio Borghi Aquilini, naturalmente. Se c'è la telefonata la passiamo, se no leggo qualche messaggio, che sono diversi quelli che sono arrivati nel frattempo. Una chiamata, audio. Pronto? Pronto! Hola, buongiorno! Hola, Nicolò da Padova! No, guarda, l'altra settimana io ho parlato con Borghi e gli ho fatto presente, no? La battaglia di Legnano, oggi questa stessa battaglia sulla Costituzione, 800 anni fa quei poveri lì si battevano contro l'imperatore che voleva portare via la loro libertà, e l'hanno vinta, l'hanno conquistato, però hanno conquistato l'autonomia, la possibilità di essere liberi. Oggi facciamo la stessa battaglia, non ci deve essere un potere superiore alla Wanderlei che ci impone le loro scelte. Questa è la battaglia oggi moderna, e l'hai capito Borghi? Però io difendo Salvini e sono sempre lo Salvini, perché fuori la Lega non si è nessuno, il vero valore è la Lega che si batte per le autonomie, per difendere il piccolo
Il mitico da Padova, c'è un'altra telefonata senza neanche il nome, mitico. Mi pare davvero già sentito. Sì. E come? E non è che non si faccia sentire, abbiamo un'altra, un'altra telefonata. Pronto? Pronto, pronto? Chi è là? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Buongiorno. Buongiorno, intanto la mia solidarietà a Borghi. Grazie. Perché praticamente quello che ha detto sul Presidente della Repubblica è stata di una sincerità disarmante. Ha fatto notare veramente come questo Presidente si adatti a tutto. E è vero, la sovranità o ce l'hai o non ce l'hai, perché il fatto di dire una frase del genere è veramente inquietante. Comunque un'altra cosa, quello che volevo dire io è questo. Io invece volevo parlare della Cina. Allora abbiamo visto, lei che in Arca ci ha illustrato quanti sono i prigionieri in Cina solamente perché hanno partecipato in piazza Tiananmen alla protesta cercando la libertà, ha menzionato quelli di Hong Kong. E allora a me una cosa che veramente non piace, che non riesco a mandare giù, è che quando arriva qui in Italia Hitler Ping, perché io lo chiamo così, perché la differenza tra lui e Hitler è solamente nei metodi, e perché al giorno d'oggi non può permettersi assolutamente di fare quello che faceva Hitler, ma lo farebbe volentieri. E allora a me questa sudditanza verso questo personaggio che ci ha portato via tutto il lavoro che avevamo, porta via le risorse in tutto il mondo, mette in prigione tutti quelli che cercano un po' di libertà, ecco, secondo me l'Europa dovrebbe affrontare un dibattito del genere, ma cosa facciamo? Stiamo sempre qui a cosa dire, a voltare la faccia perché ci fa comodo per interessi economici, ma pensiamo a quelle migliaia e migliaia di persone. Allora, che hanno grazie Fabrizio, grazie mille Fabrizio. Claudio, a te la parola, sennò si accumulano troppe telefonate. No, ma è tutto abbastanza semplice. Anzitutto però vorrei dire che Salvini mi ha assolutamente difeso. Se Salvini non avesse voluto difendermi, avrebbe simpaticamente potuto sconfessarmi, no? Cosa che ovviamente non ha mai fatto, e però non può neanche, come forse qualcuno magari si aspetta, dire sì, Mattarella deve difendersi, non l'ho detto io, deve dimettersi, non l'ho detto io, figurati, se lo dice lui, no? Cioè non è che può diciamo rincarare la dose oltre a quello che ho già detto. Lui ha fatto dei discorsi assolutamente precisi sulla sovranità che sono esattamente quelli che ho richiamato io. Cioè, guarda, ci sono credo 10 interviste di Salvini, fra cui l'ultima oggi credo sul Messaggero, dove ricorda in modo assolutamente pacato e non ovvio, ecco, mettiamola così, che non si cede sovranità neanche di un grammo, no? Che ci sarà sempre il nostro no per future cessioni di sovranità, perché noi vogliamo smetterla con questo andazzo del più Europa. Per cui io con il segretario sono assolutamente allineato e siamo d'accordo. Certo, io mi rendo conto che qualcuno fra i più rivoluzionari fra di noi vorrebbe vedere sangue, no? Sempre, ma insomma, se io ho insistito per dire che il mio è stato un ragionamento che mi sembrava assolutamente lineare, no? E tutt'altro che feroce, molto sereno, non è che si può pretendere che dopodiché arrivasse il vice premier, no? E così lancia in resta, lui sì, prendesse a chiedere le dimissioni di Mattarella, no? Perché gli sarebbe venuto fuori un lievissimo casino su nulla, perché ripeto, si stava parlando di un periodo ipotetico e non certo di un'intimazione, no? Cioè non è che eravamo in nome di Dio se ne vada, no? Cioè così, questo tipo, insomma, tutto piuttosto tranquillo. Per il resto, insomma, i richiami alla battaglia di Legnano e così via, ma io lo faccio sempre quando, da parte del nostro gentile amico di Padova, io lo faccio sempre quando qualcuno mi chiede, magari anche andando all'estero, cos'è il simbolo, cos'è il nostro simbolo che abbiamo sulla giacca, no? Quell'Alberto da Giussano, che è esistito o non esistito, è semplicemente semmai una questione di onomastica, perché qualcuno, qualche valoroso guerriero che ha combattuto e vinto, no, alla battaglia di Legnano, sicuramente c'è stato, no? Che poi dopo si chiamasse esattamente Alberto da Giussano o si chiamasse Gaudenzio da Milano, non cambia la
la sensazione, chiunque abbia combattuto in quella battaglia nel nome della libertà dei popoli italiani rispetto all'invasione straniera è Alberto da Giussano, e qualcuno appunto se lo dimentica, di certo all'estero non lo sanno, e io sono sempre lì a spiegare che quel guerriero con quella spada in alto sta a significare che i popoli italiani, volendo, possono unirsi e possono combattere e vincere contro il più forte invasore, e guarda caso questo più forte invasore arriva sempre dal nord Europa, e nello specifico arriva, come in quel caso, spesse volte dalla Germania. Allora, abbiamo qualche messaggio del quale dare conto. Il mitico Nicola da Padova. Io fra due minuti purtroppo devo andare, perché ho esattamente le 10:30. Sì. No? Allora, un'altra comunicazione. Ti giro velocemente due messaggi e poi ci salutiamo, Claudio. Allora, Paola, Nicola da Padova, mitico, conosco di persona, militante, do un salutone a Claudio, incontrato a Pove del Grappa. 19 secondi di audiomessaggio, lo sentiamo subito. Paolo Varese, Borghi, ma alla fine chi è che finalmente, realizzando che i vaccini sono stati un disastro, ci difende? Non mi pare che Bernacci sia pro vaccini, insomma, alla fine dacci tu qualche indicazione, qualcuno che la pensa come te. Grazie, ciao. No, abbiamo detto prima, pro vaccini il Vannacci. Comunque, Borghi ha riconosciuto l'evidenza, il re è nudo, scrive Maurizio. Riguardo alla sovranità è stato usato il verbo consacrare, ovvero un concetto teocratico, quello usato dal capo dello Stato. Consacreremo la sovranità dell'Unione Europea con l'elezione del Parlamento Europeo, ha detto infatti Mattarella. Allora, ti lascio proprio le considerazioni finali, ricordando che sovranità è una roba molto chiara. La sovranità è uno dei poteri fondamentali e diciamo non riconducibili ad altro di uno Stato. Non mi pare che esista uno Stato europeo, no? No, non mi pare che esista uno Stato europeo, non c'è una Costituzione europea, quindi quando sulla spiaggia di Marina di Grosseto ho fatto un breve video per dove incontravo elettori, ho fatto un breve video per ricordare che evidentemente per qualcuno la Costituzione suona come l'Italia è una repubblica antidemocratica, perché evidentemente se non appartiene più al popolo è antidemocratica. L'Italia è una repubblica antidemocratica fondata sulla burocrazia, la sovranità appartiene all'Unione Europea che l'esercita senza nemmeno bisogno di una Costituzione. Ho cercato di sintetizzare in questo nuovo primo articolo della Costituzione di Europiddinia tutto quello che non va, no? Cioè, di solito uno Stato per esistere deve esserci, avere una Costituzione, cosa che invece l'Unione Europea ovviamente non ha. Perché? Perché ogni volta che ha provato a darsela, i popoli europei gli hanno sempre allegramente e sonoramente detto no. Per cui direi che questo dovrebbe essere indicativo a tutti, sia che stiano seduti in palazzi sui colli oppure no. Per il resto, e per quella questione dei vaccini, così chiudo, mi permetto di lasciare un ultimo messaggio. Per la prima volta mi pare che si stia parlando di un decreto salute, un decreto sanità. In questo decreto sanità, se effettivamente verrà diciamo pubblicato in questi giorni, allora nel qual caso sarà la prima volta che arriverà un veicolo legislativo che parla di sanità, giusto per cominciare anche in quel caso a smantellare e a parlare appunto di tutela da obbligatorietà vaccinali, come ho promesso tante volte, inserirò un emendamento per l'abolizione della legge Lorenzin, no? In modo tale da evitare ai nostri bambini 12 vaccini obbligatori, no? Che non mi sembra che sia esattamente una cosa che vada nel loro interesse. Poi se uno personalmente nella sua potestà genitoriale vuole farne anche 40, che faccia lui. Però insomma, io con gli obblighi non sono mai andato d'accordo, e se devo essere sincero credo che, per quello che lo conosco, anche il generale Vannacci non sia esattamente a favore degli obblighi vaccinali, ecco, mettiamola così. Per cui sì, vi tuteleremo anche in quello, e chi anche al nostro interno magari questa cosa all'epoca non l'aveva capita per timore del Covid, insomma, perché magari l'aveva visto riferisco magari a tanti miei colleghi di Bergamo e così via, che purtroppo hanno avuto tante morti
nella prima fase, no? Però insomma un po' tutti hanno riconosciuto che all'epoca insomma dicevano ma tu non ti rendi conto di che cosa stiamo vedendo, però hanno riconosciuto che forse ecco l'obbligo vaccinale non è la soluzione. Bene, allora grazie, grazie a Claudio Borghi Aquilini, un saluto a tutti coloro che grazie ci hanno seguito, buona mattina. Ricordate, Claudio, candidato in circoscrizione centro, quindi Lazio, Toscana, Umbria, Marche, la scheda è di colore rosso, chi vota anche alle comunali non sovrapponga le schede perché sennò altrimenti il PD non ve la annulla perché si vede il segno sotto perché è copiativo. Prendere la matita, segno su il simbolo Lega che è in alto, proprio in alto al centro, quindi facile da vedere. Dopodiché, se volete fare una preferenza a Borghi, ne potete fare, se volete per esempio anche votare il generale Vannacci, ricordate che si possono fare fino a 3 preferenze, quindi si può scrivere Borghi, Vannacci e poi un nome di un candidato donna, perché ci vuole in questo caso l'alternanza. 7 voti Stefano da Roma ti porta via WhatsApp, te li porta anche nelle urne. Benissimo. Presumo. Comunque, grazie. Più ce ne sono meglio è. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a Claudio Borghi, un saluto a tutti.